The Net, gioco di squadra. Allora, Alberto Paradossi, tu sei il protagonista di questa serie internazionale, quindi innanzitutto raccontiamo però di che progetto si tratta, perché non è la solita, se vogliamo usare questo termine riduttivo, serie Rai, tu ne hai già fatta più di una, ma è un progetto internazionale e quindi raccontalo tu, perché è una cosa un po' diversa dal solito. Sì, è un progetto che nasce da Red Bull Media e Beta Film, sono entrambe produzioni tedesche, e hanno deciso di costruire questa serie divisa in tre paesi, diciamo, perché ci sono dei personaggi che faranno proprio dei veri e propri, come li chiamano gli sceneggiatori americani, crossover. Gaetano, infatti, appare pure in quella tedesca, da noi appaiono pure un personaggio in quella tedesca e di quella austriaca. Appunto, come ho già detto, sono tre serie in Italia, Germania e Austria, e parlano tutte e tre di calcio, e tutte e tre si chiamano ovviamente The Net, quindi sono tre braccia diverse, ok? E parlano diciamo, della parte oscura del gioco del pallone. In Germania parlano dello scandalo del doping, in Austria della speculazione da parte dei talent scout sui ragazzi soprattutto provenienti dall'Africa, mentre in Italia parliamo del calcio combin, del calcio che non è calcio scommesse, calcio combin, lo ti metti d'accordo per avere dei favori, quindi è un'altra roba ancora, che purtroppo c'è sempre stato, ti dico da storie che so, e purtroppo sempre ci sarà, quindi purtroppo è un cancro che conosciamo. E ovviamente ogni serie ha un taglio un po' diverso. Si va dal dramma più psicologico per una al un thriller quella austriaca, e in Italia da più un taglio di commedia amara, ovviamente, perché poi diciamo che i personaggi che uno incontra non sono quelli della commedia standard, ecco, nel senso, sono almeno il mio personaggio comunque. È abbastanza Sfaccettato, direi. Sì. all'inizio può essere anche poco digeribile, ecco, è anche un Diciamo. po' respingente. Sì, perché diciamo che ecco, questo Vincenzo Tessari, che è il tuo personaggio, è il figlio del presidente del Toscana Football Club, interpretato da Massimo Massimo. Ghini, ed è un po' come forse anche tutti i figli di papà, no? C'ha sicuramente dei vizi, ecco, Ah, beh, usiamo certo. questo termine, oltre a voler, come dire, intraprendere carriera, in questo caso il direttore sportivo, che però, diciamo, forse non è all'altezza di fare, no? Sì, poi guarda, capiremo andando avanti, perché poi penso che sia il personaggio più puro della storia alla fine, per quanto sembri il più corrotto. Ma Ma al di diciamo là della che. corruzione, forse parlavo più di ingenuità, ecco. Eh sì, vabbè, appunto, l'ingenuità che lo porta poi verso all'inizio, come sembra, lì verso una corruzione, ma in realtà quello che percepisce è tutto, passami il termine, puro, pure l'odio verso il padre, ok? È puro, perché comunque l'unico, un padre padrone che comunque l'ha sempre bastonato, non l'ha mai stato mai ascoltare, cioè è una persona solissima, sto ragazzo. Per annientare per uccidere il padre, come diceva il filosofo, l'unica moda è far fallire questa società. Ma non riesce comunque, perché anche lui è primo tifoso di questa squadra. Come dice Sacchi, il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Quindi, ma è vero. E quindi seguiremo un attimo tutte le peripezie di questo ragazzo, che in realtà, diversamente da come si pone, ha un cuore buono. Ecco. Non è stato mai in grado di poter, non è stato mai spazio per mostrare una generosità e anche una competenza in qualcosa. Ecco, tra l'altro, una delle caratteristiche della serie è quella di essere, sì, una serie che racconta il calcio, racconta gli intrighi, perché poi ovviamente l'argomento calcio, come sempre, è propedeutico a raccontare altro, no? Certo, vabbè, il veicolo per, sì. Ovviamente. Però è una serie che sorprende anche in alcuni momenti perché sembra apparentemente seria, seriosa, ma in realtà ha dei momenti ironici.
anche non indifferente, cominciare dal personaggio di Maurizio Mattioli che fa Certo. l'allenatore, a battute che vengono poi fuori nei momenti anche più impensabili, no? Quindi Sì. diciamo che questa è un po' la chiave della diversità di questa serie. Certo, abbiamo cercato di fare, diciamo, una sperimentazione. Poi un palinsesto come Rai 2 è da un po' di tempo che dà spazio appunto a serie, passami il termine, non voglio dire nuove, però comunque insomma a progetti diversi che siamo abituati a vedere della TV generalista. Ecco. Quindi quello sono molto contento, assolutamente. Senti, e tu ovviamente già si è intuito, questa è appunto, qui si parla di calcio, ma è un argomento che tu ovviamente già conoscevi, già frequentavi, già sei, Sì, cioè, seguo il calcio. sei un calcistico. Sono un calcistico adesso, un calcistico un po' disaffezionato, però sono un calcistico, sì. Beh, comunque lo ritengo uno degli sport più belli al mondo, il primo che ho seguito, quindi comunque sì, lo seguo. Questa serie ti ha fatto scoprire magari delle cose che poi ovviamente al di là del fatto che uno possa essere già afferrato in un argomento, poi va sempre comunque a studiare, ad approfondire, eccetera. Magari hai scoperto qualcosa che in realtà non ti aspettavi o che era diverso da come l'avevi pensato fino a quel momento? Cioè, dici proprio di valori etici del calcio? Ah, in generale, qualsiasi cosa ci ruoti intorno, dentro, fuori. Guarda, allora, io diciamo, non è per presunzione, no, però io ho avuto in famiglia, e non l'ho conosciuto, il mio bisnonno era presidente della Lucchese Calcio, negli anni, l'anno in cui la Lucchese era in Serie A, dal 50 al 49, 52. E purtroppo la triestina che fu di Maestrelli si vendette la partita all'ultimo, proprio come succede nel film. Quindi in realtà ti posso dire no, anzi, su certe cose uno parla adesso con il calcio, con questo che c'è più soldi e quindi con più soldi che orbitano ci sono più interessi, più è sempre stato così. Sì, al Torino gli hanno revocato uno scudetto, quindi diciamo che Appunto, quindi nel c'è. 27, quindi insomma. In realtà, guarda, nel senso, come dicevi prima pure tu, si parte dal calcio, che è un veicolo poi per parlare di rapporti umani dove sono persone, tutte persone di una classe sociale molto alta, ma molto soli. Nessuno parla, non riescono a parlare tra di loro, non c'è comunicazione. Ma c'è il calcio che unisce, quindi che è la forza di quello sport, poi, ecco. Cioè, quando diventa narrazione, ok, unione, è uno sport incredibile. Da seguire. Adesso è più show business, però guarda i mondiali di adesso, quindi sai, tra l'altro, vabbè, comunque. Però no, ma più che altro rifletti su queste cose, no? Cioè, di quanto poi il calcio, uno sport, sia aggregazione e condivisione storia di persone. Cioè, può essere una cosa molto banale da dire, però in realtà, insomma, è il E valore che ha uno sport. a proposito di cose banali da dire, il calcio è prettamente uno sport maschile, anche se adesso il calcio femminile sta emergendo Esatto. sempre più, però soprattutto anche per quanto riguarda, in questo caso, ecco, la tua famiglia virtuale nel film, Sì. nella serie, è proprio la classica, c'è cioè il classico patriarcato, no? Quindi c'è Vabbè, sì, come no, questo certo. padre, cioè, hai avuto un padre come Massimo Ghini e un nonno come Orso Maria Guerrini, quindi anche per un attore, Vabbè. usiamo il termine giovane come te, anche se in Beh, realtà. sì, ma infatti a me faceva sempre dire perché poi Orso Maria, che sul set era molto silenzioso, però diceva quando faceva quelle due o tre battute che comunque ti stendevano, osservava molto. Mi ricordo che quando mi ride, cioè, mi salutava, mi faceva ciao cucciolo. Cucciolo, sì, a 32 anni, però sì, capito, ti faceva insomma, no. Ma sì, beh, comunque sono due personaggi che ho sempre visto, due attori che ho sempre visto in TV. Comunque, cioè, ritrovarmeli lì era come se, cioè, mi hanno accompagnato, accendevo la TV, c'erano, capito? Quindi ti accompagnano quando cresci. Quindi sì, beh, e tornando qua al discorso, sì, è la vera e propria famiglia patriarcale, il padre che tratta il figlio come il figlio, cioè il nonno che tratta il padre come il padre tratta il figlio.
Che ovviamente questo poi inevitabilmente va ad incidere poi su quella che è il carattere, la formazione Certo, di sì, ma Vincenzo. questa proprietà transitiva di rapporti che fa scoppiare tutto, ecco. Esatto, e quindi tornando poi invece appunto al discorso calcio, adesso stiamo vedendo i mondiali e anche appunto come dicevi anche tu tutto quello che ne è girato intorno, ma quindi secondo te ci sarà mai un modo per, come dire, pulire la coscienza di questo calcio oppure essendo un business che sempre più punta verso poi il lato economico, la situazione potrà andare solo che peggiorando? Non lo so, guarda. Lo so, è una Non... No, domanda complicata. guarda, allora vorrei risponderti benissimo, ok? Quindi essere preparatissimo. Purtroppo non ho competenze economiche. Ma guarda, allora, io sto vedendo che adesso sta diventando più che altro il regime dei procuratori, Sì. dove si preferisce investire, se parliamo di calcio italiano, in giovani che vengono dall'estero per parcheggiare soldi in paesi fiscali e poi per le società, per quanto riguarda i procuratori, per le società possono ammortizzare molto meglio il pagamento. Sta diventando nuovo Wall Street, quindi non ti so dire. Cioè, a un certo punto non lo so. Cioè, io da una parte spero che si arrivi a un collasso, ma sai, se veramente parlandoci proprio schiettamente, questo dovrebbe essere l'interesse di FIFA e UEFA. Quindi o ti decidi a mettere un tetto salariale, una salary cap, come hanno veramente in NBA, per dire, okay, che comunque è un altro sport, però comunque sono quei soldi, cioè sono soldi anzi molto più alti, oppure non ce l'avremo sempre, cioè comunque la Superlega c'è già, ecco, cioè in Inghilterra chiamala come ti pare, però insomma... Purtroppo vedi che ci sono dei, insomma, è proprio un livello talmente diverso, soldi cioè quantità di soldi completamente diversi. Quindi o riesci a mettere uno stop a queste entrate, oppure è difficile. Non lo so, cioè, mi dispiace perché poi, ecco, dopo un po' vedi proprio che la qualità non viene meno. Eh sì, poi perché è appassionato, no? Un po'. Ma sì, ma voglio dire, ma i mondiali comunque non sono belli dal 2006, non perché abbiamo vinti noi, ma perché veramente non c'è. Sono diventati un'altra cosa, ecco. Ma io non sto vedendo partite troppo emozionanti, come erano una volta. Olanda-Argentina, ecco. The Net adesso arriva durante le vacanze di Natale su Sì. Rai 2, però ti chiedo. Visto che anche questa è una coproduzione internazionale, poi per un attore l'idea che poi il proprio prodotto ormai vale per tutti perché con le piattaforme ormai si vede tutto ovunque, però soprattutto poi produzioni internazionali che quindi vengono vendute in tutto il mondo, cioè c'è un sapore in più l'idea che dall'altra parte tu hai fatto anche, ecco per esempio, tu hai partecipato a Guida Astrologica per Cuori Infranti, quindi su Netflix, quindi l'idea che di essere visto, magari mentre noi stiamo parlando adesso, qualcuno ti sta vedendo in Australia piuttosto che in Cina. Che effetto fa per un Ma un attore? effetto strano perché cioè, beh, comunque non. Beh, non ci puoi pensare, ma tanto finché non ti ritrovi, no? Cioè, nel senso, con dei riscontri. Ma per quanto riguarda allora, The Net è stato molto interessante perché comunque sono venuti molto spesso il direttore artistico di Red Bull, quindi committenti beta, e c'è stato uno scambio proprio di quello che per loro è commedia, per noi è commedia. Quindi a livello proprio di arricchimento personale. Ok, cioè tu capisci, no, delle differenze. Insomma, è una cosa, è stimolante, ecco. E per quanto riguarda cose che poi vanno all'estero, a me fa molto ridere quando mi vedo doppiato. Cioè, è divertente perché comunque mi fa strano. E poi vedete, sono strano perché non lo so, tre mesi fa ero qua a Roma e mi fermano due ragazze argentine Vedi, proprio quello dicevo. sì, in spagnolo mi dicevano: Tu eres Carlo de Guía Astrológica por tipo. Corazon, non mi ricordo come Rotos, Rotos, sì. Rotos.
Ti giuro, ma ci va, sì, ma che cazzo ne fai? In Argentina ti abbiamo visto, ti fa un po' effetto, in Argentina ti abbiamo visto, ammazza. Io proprio quello alludevo, infatti, Sì, cioè. fa strano, cioè, non... Anche perché quella serie lì è stata la serie italiana di Netflix più vista al mondo, cioè, insomma, più vista fuori Italia. Fino a, ti parlo quando era uscita la seconda serie, fino a marzo, era quella più vista fuori Italia. Ma mi succedeva, cioè, per dire un altro che è divertente, ero in un locale con un mio amico e a un certo punto esco fuori a fumare una sigaretta e mi arriva un messaggio da Instagram da una ragazza turca e fa: "Ciao, sono", in italiano scritto male, "ciao, sono, te sei ma te sei l'attore?" E fa: "Sono qua dietro seduta." E faccio: "Sì, ciao, sono io." "Ma l'amico tuo è libero?" Vedi, può servire anche a fare da cupido in questi casi. Quella ha fatto molto ridere, però sì, è certo, ti inorgoglisce, no? Cioè, ma più che altro mi ha sorpreso all'inizio, perché comunque, sai, io non sono abituato, non è che ho, cioè, la mia carriera lavorativa è iniziata 3 anni fa, capito? Prima studiavo, quindi, cioè, il mestiere piano piano inizia, quindi, cioè, quando ti arrivano i primi Feedback. feedback, all'inizio comunque ti stupiscono, quelli negativi ti rendi troppo personali e quelli positivi ti rimani senza, ti ammutoliscono, ecco, capito? È quello. Vabbè, però d'altronde, insomma, per te che hai, fra virgolette, cominciato interpretando Fellini nel film su Certo. Alberto Sordi, insomma, già l'inizio fu col botto, quindi giustamente quello che è venuto dopo, in questi soli 3 anni di cose ne hai fatte. E a proposito di questo, quindi ti chiedo, dopo The Net, dove altro ti vedremo nei prossimi mesi? A Allora, parte ragazzi, al fianco di Neri Marco Re in Zamora, ecco, partiamo da sì, questo. beh, sì, ho terminato 3 settimane fa sempre la protagonista e le riprese del film Opera Prima di Neri, Marco Re. Anche qui c'entra il calcio, ormai quest'anno è stato l'anno del calcio. Si chiama Zamora, è tratto da omonimo dal libro di Roberto Perrone, giornalista del Corriere della Sera. E è la storia di Walter, un ragioniere della provincia di Milano, molto semplice, un po' naif, che causa chiusura dell'azienda viene trasferito seduto a stante nella giungla milanese, nella metropoli, dove lui non vuole stare. Cioè, lui vuole stare a casa a fare il contabile per l'azienda, per questo piccolo tacchificio, e guardarsi mai buongiorno. E se c'è una cosa che odia è il calcio. Mentre arriva in un'azienda in cui il calcio, diciamo, fa da padrone nel senso. A misura in cui il proprietario dell'azienda, che è Giovanni Storti, gli dice: "Guarda, tu puoi essere bravo quanto ti pare, ma qui quello che conta è il gioco di squadra. E io ho una squadra che mi lavora, se si confrontano su un campo come quello da calcio, dove puoi essere ingegnere, puoi essere ragioniere, puoi essere operaio, ma fai un tutt'uno, poetizzando quello che dice, ok?" E quindi io sono costretto a fare c'è sempre allenamento, scapoli ammogliati, finalizzata la partita del 1º maggio, io sono costretto ad andare per niente. Quindi da lì, in questa la nuova vita dell'azienda, intreccia amorosi, mi bullizzano perché sono scarso, allora chiedo aiuto a un vecchio portiere in disgrazia, che è Neri Marco Re, di farmi da lezioni di ripetizioni. No, è stato molto bello. È Sì, stato... perché ricordiamo che appunto Zamora era lo storico portiere della Spagna. Tra l'altro, ho scoperto che ad oggi c'è il premio Zamora in Spagna. Certo, gli hanno intitolato ovviamente. E l'ha vinto il portiere del Marocco, quello che ha sparato un sacco di palle. Sì. E quindi sì, no, è stato molto bello, è stato molto intenso, 6 settimane. Poi comunque molte notturne, tutte sempre in costume, molte comparse. Quindi è stato molto tosto. Ma devo dire che c'era un ambiente talmente, diciamo, familiare, che non la sentivi. Cioè, era una fatica fisica, ma quella cioè, mentale, a un certo punto, gli ultimi veramente non la sentivi. Ecco. Quindi è stata. E penso uscirà, non lo so, penso uscirà per ottobre.
Io, quanto ho sentito quando mi parlava Neri verso ottobre, vediamo insomma. Ok, e poi nel frattempo che altro hai girato o stai per girare? No, dovrei tornare a marzo, se non succede niente, nella seconda stagione della serie Rai, Studio Studio Battaglia. Battaglia. Sì, nei panni di questo stand-up comedian Leo Messina. Insomma, quindi anno nuovo, ritorno sul set dove incontro un po' di amici, quindi mi fa piacere. Va bene, allora però per chiudere ti chiedo, visto che abbiamo detto, ti abbiamo definito attore giovane, no? Anche Sì. Me se ovviamente poi, come lo abbiamo prendo detto, però, attore giovane, me lo prendo. sì, anche se giustamente come dicevi tu prima, citando l'aneddoto con Orso Maria Guerrini, ovviamente Sì. dice ormai giovane una volta, però. Un Però, ometto, un vabbè, però ometto. insomma, ti mantieni anche giovane, quindi giustamente Grazie. così qualcosa. Invece c'è un ruolo che da sempre sogni di interpretare o che vorresti tanto fare, che magari c'è un produttore all'ascolto. Non so se già te l'avevo chiesto quando ci No, siamo. io vorrei fare un film di spionaggio dove faccio la spia. Oh, vedi? Questo. Una spia, e questa è nuova perché di solito a questa domanda i giovani rispondono sempre che vorrebbero fare i cattivi piuttosto che invece, oppure magari malati di mente, personaggi problematici. Invece tu la spia. Bene. Sì. Tutto, da dire, voglio fare la spia, però no, vabbè. No, ma guarda, sono spio... Allora, devo dire che Mandiamo il spionaggio. video alla produzione di 007. Ecco, mi piacerebbe fare o un film di avventura o un film tipo veramente tipo Fitzcarraldo oppure Ascendente, cioè di una più da blockbuster, magari Indiana Jones, veramente. Però per far Oppure Fitzcarraldo ci vuole la vena folle di Klaus Kinski, certo. e quella Però è nel senso, quella che. quel tipo di film veramente all'avventura oppure un film di spionaggio. Sì. Bene, produttori all'ascolto, quindi Alberto è pronto per fare la spia. Esatto, Detta così esatto. suona male, però. Ma infatti prima ho detto voglio fare la spia, ho detto non Sì. suona. E quindi chissà che magari, no, non sarà. Magari ci rincontriamo per Esatto, promuovere un film di e mi direi ho spionaggio. fatto la spia. Esatto, è bravissimo, bravissimo. Perfetto, e allora diamo l'appuntamento finale dove, quando gli spettatori possono vedere questo attesissimo The Allora, martedì 20, ore 21:20 su Rai 2. Net. Ed Perfetto, esce sempre il martedì, il 27 dicembre, 21:20, 2, 3 gennaio, e sempre su Rai ovviamente per chi il martedì sera dovesse essere impegnato col calcetto, 2. C'è replay. No, perfetto. è semplicissimo. E allora grazie e Grazie a te. complimenti e a presto. Grazie, grazie.